Buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Ember the Gamer e questo è un nuovo episodio di Aberration con la nostra pixie detta Gina, quindi la chiamiamo Gina e basta. Alle nostre spalle potete vedere una meravigliosa casetta fatiscente, un po' sgrausa, però vabbè, oh ragazzi siamo all'inizio, che volete? Non è che potevamo farci subito la villa. Noi siamo saliti a livello 21 e come vedete abbiamo cambiato il nome in Gina, nonostante sia rimasto scritto Tribù di Pixie. Quindi, vabbè, però la cosa sinceramente mi va bene, perché mi va bene sia Gina che Pixie, quindi Gina della Tribù di Pixie va bene. E se volete sapere il comando con cui cambiare il nome del personaggio, nel caso vi interessasse, lo potete trovare qui sotto in descrizione. Abbiamo piazzato qui la nostra casettina sgrausa perché bene o male sembra una zona abbastanza tranquilla. L'altra volta eravamo da quell'altro lato della spiaggia, ora siamo un po' di qua della spiaggia, proprio vabbè, di quella striscia di terra. E noi adesso siamo qui protetti un pochino dalle rocce. Queste le ho lasciate volontariamente perché penso possano essere utili a mo' di protezione, tipo. Non lo so, non lo so. Poi, qui dentro abbiamo l'ingresso, appunto da dove siamo passati, e poi c'è la porta sul retro, come tutte le case che si rispettino, dalla quale possiamo fuggire all'occorrenza, così ci siamo lasciati una via di fuga. Oh, scusate, non vi ho fatto visitare la casa, eccola, fatto, visitata, i nostri lettucci, qui abbiamo un armadio dove ci siamo messi un po' di cosine che ci possono essere utili nel caso in cui dovessimo morire e respawnare, tipo vestiti per rivestirci subito, frecce per essere subito muniti di qualcosa e arco, giusto, giusto, ci siamo craftati anche arco e frecce in tutto ciò durante la costruzione della casa. Tra una parete e l'altra ci siamo fatti anche arco e frecce, che vabbè, sarà un casino tornare a utilizzare. Qua abbiamo altri due bauli con un po' di robaccia varia e qua ci siamo fatti il mortaio. Ci siamo fatti il mortaio e abbiamo iniziato subito a craftarci i narcotici. Non solo con le narcoberry, ma anche con questi funghetti magici che narcotizzano già di loro, praticamente sono l'equivalente delle narcoberry, ecco, li possiamo usare anche per farci i narcotici. Qui abbiamo, vabbè, il focherello e poi qua fuori abbiamo la zona sul retro con il nostro cooking pot. Aspetta che vedo roba che si muove. No, è uno spino. Sì, è uno spino. Vabbè, dai, è lontano. Non dovrebbe venire a rompere le scatole fin qua. Aio. Allora, dicevo, qui abbiamo il nostro cooking pot e per l'evento dei 5 anni, ovviamente, possiamo prepararci delle cose con le tortine che prendiamo dai dodo. Ora, no, vabbè, maglia e pantaloni non me li faccio. Però vorrei fare tanto tanto i chibi e i cappellini. La torta, invece, cioè, serve il miele. Quindi, no, a sto giro mi sa che passo e aspettiamo il decimo anniversario di Ark per raccogliere il miele e fare anche la torta. Allora, prima di tutto, Guldo, tu statene qui buono buono, che non ho voglia di vederti sbranato dai primi devastatori che arrivano. Chiudiamo la porta e. Ah, qua ho dimenticato di mettere la porta. Vabbè, fa nulla, non importa, per il momento rimarrà aperto, non importa. E noi ce ne andiamo a caccia di Dodo. Dodo ovviamente, Dodo Party, cioè Party Dodo, non mi ricordo come li hanno chiamati, mi sembra Party Dodo. Comunque i Dodo con il cappellino, dovrebbero essercene alcuni qua dietro, però dobbiamo fare piano piano perché non vorrei morirci tipo dopo 3 secondi. Ok, allora per ora sembra abbastanza tranquillo, lì c'è un 2 di Kurus che è carino, potremmo anche prendercelo, ma vabbè non adesso, magari tra un po', tra un po'. Erano qua però i Party Dodo, cioè i Dodo col cappellino, io li ho visti qua. Aspetta, mamma mia, io ho l'ansia a girare in sto posto. Cioè, a parte che anche di giorno è praticamente tutto buio, c'è luce solo in alcuni punti. Ah, eccolo qua! Bunny Dodo, cioè non Bunny Dodo, Dodo Party, Party Dodo, Party Dodo, si chiamavano Party Dodo, vieni qua, ti devo affettare. Ah, ok, c'è già andato. Ok, perfetto, ottimo. Allora, vediamo di prenderci la nostra tortina. Due fette di torta, bene, benissimissimissimo, due fette di torta vanno bene, ci possiamo già fare i cappellini. Qui non sembrano esserci altri Party Dodo, però. Ma io ne avevo visti più di uno. Cioè, ne avevo visto tipo 3 o 4. Erano tutti qua. Se li sarà mangiati qualcuno. Uffa. Quindi devo andarli a cercare. Speravo di, tipo, non lo so, rimanere qua in zona vicino casa. Qua mi sembra tutto molto bello e piacevole. No? Dobbiamo per forza andare. Ok, va bene, andiamo. Ah, ovviamente che sia chiaro, cercando i materiali per costruire casa ci siamo morti tipo, boh, tipo 10 volte, 11, qualcosa del genere. Ci ha sbranato qualsiasi cosa, qualsiasi creatura che abita questo posto terribile ci ha sbranato. Tra un po' ci facevano fuori anche i 2 di Kurus, guarda, non ve lo dico nemmeno, non ve lo dico nemmeno, tanto ve lo potete immaginare. Ad un certo punto mi sono beccata persino un basilisco, non mi ricordavo che ci fossero i basilisco qui. Dannazione, mi è spuntato davanti alla faccia, brutto perso, ma porca miseria. Questa mappa comunque è veramente interessante, mi incuriosisce un sacco, però è anche tanto inquietante perché ci moriamo così tante volte che.
È difficile andare avanti. No, quello è un ovvio, ok. Hanno questi colori strani, le bestie. Mi sembrano tipo tutti alfa o cose, non lo so, mostruose. Invece no, cos'è? Un cadavere? Ma è una tartaruga morta? Lo spino è là, oddio, l'avrò... No, lo spino se la sarebbe mangiata, scusa. Ah no, è incosciente! È incosciente! Ma, oddio, chi l'ha addormentata? Ma, oddio, io non l'ho addormentata, lo giuro. Io non ho fatto niente. Boh, ascolta, io mi prendo tutto. Tanto ci muore tra poco. Prima che si svegli, magari, grazie. Grazie, prima che si svegli. Gina, più veloce. Gina, diamoci una mossa. Ok? Ti prego, ti puoi disintegrare? Ok, c'è morto. Perfetto. Facciamo che... No, non volevo entrare nell'inventario. Aspetta, me la devo tutta spappolare. Che ci darà un sacco di cose, pelle, carne, cheratina, ottimo, ci serve tutto. Però mi mette ansia che non sapere chi l'ha addormentata, cioè insomma che è successo qua. Aspetta, cos'è questo? È un fulmino Scorpius morto! Ok, ricostruiamo i fatti qua. Lo scorpione ha avvelenato la tartaruga, che poi ha ucciso lo scorpione ma si è addormentata. È successo questo, presumo? Non lo so, non siamo delle bravi detective io e Gina, Dannation. Quella deve essere la luce di uno dei miei cadaverini. Ebbene sì, decisamente è la luce di uno dei miei cadaverini che non ci siamo andati a recuperare. Non so chi c'è... Ah, scorpioni! Sì, mi sa che eravamo una di quelle volte in cui siamo morti, respawnati e ci hanno subito riammazzato, quindi non sono neanche tornata a prendermi l'inventario, non valeva proprio la pena. Sì, ma dove cacchio sono finiti i parti dodo? Ma dannazione, l'altra volta ce n'erano un botto qua. Se li sono mangiati tutti per davvero, ma dai. Cioè, guarda lo stego che bellino. Dai, parti dodo, per cortesia. Non volevo allontanarmi così tanto da casa, sinceramente. Speravo fosse una cosa semplice questa. Aspetta, ho sentito un verso. Oh, sì, ecco finalmente un parti dodo. Ciao, parti dodo. Facciamo un party, dai che ci divertiamo tutti. Ah, no, lui non si diverte, poverino. Vabbè, non importa. Ah, è vero, no, non volevo trascinare il corpo. È vero, mi ero dimenticata che si facevano queste cose balorde su Ark. Ok, è all'inizio si fa. Ma solo una me ne ha dato. Ma perché ho usato il piccone? Forse dovrei usare l'accetta? Cioè tipo l'accetta me ne dà due fette di torta e il piccone solo una? Va bene, cerchiamo di testare questa cosa. Sento i versi, sento... Eccoli! Sono qui. Aspetta che non voglio beccare l'altra bestia, non mi ricordo l'iguanodonte. No, aspetta, dove vai lì? Ah, cioè va giù facilmente, vabbè, ero a livello 3. E due fette di torta con l'accetta. Aspetta, io qua mi sa che voglio... No, aspetta, volevo provare ad usare di nuovo l'arco perché è tanto che non lo usiamo, quindi... Iniziamo con le prede facili, tipo un dodo che fugge, poverino. Ok, perfetto. Ce n'è altri? Sì, là ce n'è altri, mi sa, perché ho sentito suoni. Vai di accetta e altre due fette di torta. Ok. Ui, mi sono recuperate anche le frecce. È vero, non mi ricordavo che si potevano recuperare. Tizio, aspetta, vieni. Ma ce n'è altri due. No, aspetta, ne ho visti altri. No, aspetta. No, non l'ho preso. Speravo di prenderlo attraverso... Ah, si è spostato di qua. Maledetto. Ok, è già andato giù anche lui. Là ce n'è un altro, va bene. Proviamo con il piccone. Ce ne dà una. Ce ne dà una col piccone, ma dai, ma non è giusto. Allora, e con l'accetta ce ne dà due. Ok, testato. Con l'accetta ce ne dà due, col piccone solo una. Scusate, ma se io sparo una freccia all'insettuccio, qua che succede? Aspetta, ci proviamo. Non è che mi attaccano tutti insieme? No, fugge. Ok. Poi dovremo anche testare appunto le lucciole per vedere se davvero ci ricaricano il cambulbo, il nostro buldo. Ok, allora un po' di fettine di torte le abbiamo. Vediamo di... Aspetta, vedo roba che corre, che fugge, che rincorre, non capisco cos'è. Mi è sembrato di vedere un raptor. Oh, mi è sembrato di vedere un raptor. No, è un raptor che se la prende con chiunque. Livello 25. Livello 25. Ascolta, io ci provo. Ci provo perché tanto era la prossima cosa che avremmo dovuto fare. Cioè, dopo aver fatto le cosine per l'anniversario di Ark, io mi volevo prendere sinceramente un raptor per girare un po' la mappa. Dov'è finito il raptor? Non lo vedo più e la cosa mi inquieta alquanto. Ok, l'ho trovato. È qua che si popola la tartaruga. Però Gina non lancia la bola. Perché non l'ha lanciata prima? Non funziona. Ma perché i bug? Gliel'ha lanciata all'ultimo, ha fatto in tempo. Ah, ci siamo liberati. Ok, aveva fatto in tempo a prenderci. Dov'è? È lì. Aspetta, no, sono incasinatissima. Aspetta, un'altra bola, prima di tutto un'altra bola. Ok, lancia, ok, ci siamo, perfetto. E adesso lo prendiamo a colpi perché non saprei che altro fare. Aia, però mi sa che ci fa male. No, non ci sta colpendo, Aia, sì, ora sì, ok. No, aspetta. Ma se io sono di lato, non dovrebbe riuscire a beccarmi. No, mi becca lo stesso, dannazio. Dov'è?
No, si è liberato! Si è liberato, cacchiarola. Vabbè, ascolta, noi ci stiamo per morire, Gina. Facciamo che andiamo a cucinare le fette di torta, poi torniamo più preparate a prenderci il raptor. Magna, magna, che fa bene. Ok, allora noi siamo tornati a casetta, ci siamo ricraftati un po' di cose, ci siamo riparati un po' di cose che il raptor ci ha danneggiato e ora siamo pronti per cucinare nel nostro cooking pot tutte le cosine belline dell'anniversario di Arg. Allora, abbiamo detto cappellini assolutamente e mi sa che per i dino ne faccio due perché appunto voglio andarmi a prendere il raptor e gli voglio mettere il cappellino. E poi kiwi, decisamente kiwi, perché devo vedere cosa ci dà, a quanto pare è un kiwi sorpresa, un kiwi sorpresa. Ok, allora ci ha dato un kiwi di Trodonte, però io, allora aspetta, fettine di torta ne abbiamo, scusa, facciamocene un altro, no? Allora, abbiamo un kiwi di Trodonte e un kiwi di Doedicurus, però non ho capito perché uno è tipo azzurrino e l'altro è verde, non so se ci sia differenza. Vabbè, non importa, noi intanto li proviamo subito. Fa vedere dove sei, dove sei? Aspetta, lì sotto, l'ho visto, aspetta, andiamo alla luce, fatti vedere. Oh, è minuscolo con la cosa sulla coda gigantesca. Sì, però ti vorrei vedere in faccia, tizio. C'ha la faccia strana, cioè ha la testa di una forma tipo un po' squadrata. Vorrei poterlo vedere in faccia, ma perché si gira, dannation? Fatti vedere, mostrati, mostrati in volto. No, niente, niente, non si fa vedere, ma porca puzzola. Ok, ciao Doedicurus, benvenuto Trodon, aspetta, vediamolo, vediamolo. Dove sei? Dove sei? Ah, è lì sotto i funghetti! No, che carino, era sotto i funghetti! Ciao! No, vabbè, ma è minuscolo! È piccolissimo! E faccio cosa? Aspetta, 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 lo voglio vedere! No, anche lui è un po' meno timido forse, però sempre timido. E mi dà le spalle, ma perché, cucciolo? Perché, piccolo, mi dai le spalle? Aspetta, così lo vedo, se vado indietro da sdraiata lo vedo. Ok, bene! Ha degli occhi giganteschi! È troppo carino, aspetta. Allora facciamo la stessa cosa col Doedicurus e forse riusciamo a vederlo in faccia. Andiamo indietro. Indietro. Oh mio Dio! Ha una faccia bruttissima, sembra tagliata a metà. No, che impressione! No, ma dai, toglielo. No, 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 toglielo, toglielo, mi fa impressione, mi fa impressione. Allora, per ora li lasciamo nell'inventario, anzi li mettiamo in qualche armadio perché tanto guarda una luce, quello non è un mio cadavere però, quello penso sia un beacon. Dicevo, li mettiamo nell'armadio perché tanto per ora non penso che andremo in giro ad uccidere Alfa, quindi posso tranquillamente lasciarli qui senza preoccupazione alcuna. Ok, vediamo se il nostro Goldo si può mettere il cappellino, voglio mettergli il cappellino. No, non me lo fa mettere. Perché? Ah, perché non ha sella. Ah, è vero, dovrei metterlo in una sella. No, così non... è vero, però lui non ce l'ha la sella, quindi non gli posso mettere il cappellino. Ma no, ma che pizza, ma uffa, dai, volevo mettergli il cappellino, che pizza. Ho anche notato che tra i valori del nostro Guldo c'è la capacità di carica, che ovviamente gli alziamo subito, e poi c'è anche il raggio di espansione della luce, della carica, penso intenda. C'è scritto raggio espansione carica, ma penso intenda il raggio d'azione della luce, giusto? Comunque sembrano cose molto interessanti, sempre cose nuove e curiose su questa mappa infernale. Ok, adesso ci riempiamo l'inventario di frecce narcotizzanti. E voglio andare a prendere il raptor perché vorrei muovermi per questa mappa con un po' più di tranquillità e serenità. Ecco, quindi sì, direi che non vedo l'ora di andare a prendere il raptor e speriamo di non morirci almeno non tante volte, dai. Ero anche curiosa di capire meglio come funzionassero questi nuovi funghetti, quindi grazie mille Virgilio che nei commenti mi ha scritto come funziona ogni fungo, a che cosa serve, quindi ora forse ci capiremo qualcosa. Allora, il fungo aspro funziona praticamente come le narcoberry, quindi possiamo usarlo per tenere addormentate le bestie o per craftarci narcotici che di conseguenza ci servono per tenere addormentate le bestie e prepararci tutti i dardi, frecce narcotizzanti e roba varia. Inoltre serve anche per addomesticare un piccolo animaletto carinissimo, tipo una lucertolina che vive in qualche zona di questa mappa che poi prima o poi andremo a esplorare. Il fungo acquatico invece cura dalle spore della zona blu, che di nuovo è una zona che dovremmo andarci ad esplorare, e oltre questo ci aumenta però un pochino la percentuale di acqua, quindi se siamo disidratati in qualche modo ci aiuta. Il problema è che scarica anche un po' della percentuale del cibo, se appunto assunta, quindi avremo un po' più di percentuale di acqua ma un po' meno di percentuale di cibo, bisognerà vedere un po' cosa ci conviene all'occorrenza. Il fungo ruvido invece ci serve per addomesticare la capretta con i cornini quelli tutti illuminati. Inoltre se lo assumiamo ci dà un pochino di vita in più, quindi ci aiuta a ricaricarci la vita e dovrebbe funzionare anche come antidoto per i funghetti rossi. Il funghetto aureo invece lo dovremmo poi utilizzare per addomesticare il Featherlight, quell'uccellino tutto luminoso. Inoltre ci dovrebbe aiutare a rigenerare un pochino la resistenza, però ci fa anche disidratare, quindi forse non è molto utile. E ci toglie anche un pochino di torpore. Aspetta terremoto, aspetta terremoto.
No, 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 aspetta, fammi raccogliere che ci serve tanta roba, ci serve tanta roba. Vai, raccogli tutto. Meno male che esistono sti cavolo di terremoti che ci danno un sacco di cosine che altrimenti adesso non potremmo avere in queste quantità, ecco. Ok, allora noi siamo partiti a caccia del raptor che abbiamo visto prima, e quindi devo andare in quella direzione. Però sento casino. Cos'è? No, 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 da dove? Cosa? No, ma perché Pulmo Scorpius? Ma perché? Ma porca miseria, no, aspetta, dai. No, che ci sta salendo il torpore. Aspetta, aspetta, fammi raccogliere bacche, fammi raccogliere, c'è bacche, funghi, aspetta, no. Niente, non ce l'abbiamo fatta, ci siamo addormentati. Bene, ora arriverà lo scorpione, cioè il pulmone Scorpius, e ci ammazzerà malissimo. Ma che tristezza, eravamo appena partiti, dai. Dov'è? Non lo vedo. Ah, sta arrivando, ok, salve. Sì, sì, non ci muoviamo, non si preoccupi, non c'è il rischio. Attendiamo, no, ma mi hai rotto anche i pantaloni, ma porca puzzolina. Ah no, no, per fortuna era solo un incubo, solo un brutto sogno. Gina, tranquilla, non ti preoccupare, non siamo appena state ammazzate da un pulmone Scorpius. Appena partiti, ma porca miseria. Vediamo di recuperare almeno... No, questa roba non mi serve, perché mi riempono sempre di ste cose ogni volta che rinasciamo? Non le voglio più, ce le ho già, grazie. Fammi prendere un po' di, almeno di vestiti, che secondo me me li ha danneggiati. Cosa prendo? Vabbè, ascolta, io prendo un po' di tutto, tanto abbiamo scorte e almeno adesso ci ripariamo un minimo mentre andiamo a recuperarci l'inventario. Gina, il nostro inventario è laggiù, stiamo attente. Dov'è il cacchio di scorpione ora? Dov'è? Dov'è? Non lo vedo. Non lo vedo, la cosa mi inquieta. Mi inquieta assai. Andiamo piano piano, che almeno cerco di vederlo arrivare, magari fu... Ah no, aspetta! È qui! Qualcuno l'ha ammazzato! Oh, la fine che ti meriti! Maledetto, maledetto! Ah, qua c'è il mio cadavere! Oh, tutto denudato! Gina, riprendiamoci tutto, veloci, veloci! Ah, ma il nostro cadavere resta qui! Vabbè, oddio, che scena brutta! Sì, però ci prendiamo la carnina! Mamma mia, che scena orrenda! Che scena da brividi! Ok, va bene! Ah, e ci prendiamo anche lui! Ciao! La chitina, sì, tanta chitina! Non vedo l'ora di avere almeno l'armatura in chitina. Aspetta, c'è anche un inventario. No, vabbè. Ah, qualcosina me la prendo, ascolta. E non si sa mai, un po' di scorte. E anche i baccucci, dai, che dobbiamo andare ad addormentarci il raptor, quindi schifo non ci fanno. Allora, noi abbiamo trovato dei raptor qua sotto, che stanno gironzolando intorno a un povero Doedicurus. Io vorrei provare, non ci conto, infatti mi sa di no. No, decisamente non lo... No, non ce la faccio a prenderli da qui, dannazione. Ah, mi sa che sto solo sprecando frecce. Ah, lo so, sarebbe tanto facile riuscire a prenderli da qui. No, niente, mi sa di no, basta, dai, se no sprechiamo troppe frecce. Ma sì, dai, tanto erano di livello basso. E la volpe disse che l'uva tanto era acerba, vero? Ma porca miseria. Questo è il cadavere di un devastatore. Di un devastatore, fammi prendere tutto, uccida pelliccia. Ma ci sono gli altri in giro? Io non li ho visti però prima, scusa. No, ok, ok, non sembrano esserci altri devastatori in giro. Sì, no, non adesso le frecce, Gina. Dopo, dopo le frecce narcotizzanti. Penso che il devastatore sia... No, aspetta, c'è uno spino di là. Facciamo che passiamo per... No, anche là c'è un devastatore, ma porca miseria. Vabbè. Comunque, dicevo, penso che il devastatore sia stato ucciso dalla talpa. Perché, cioè, dal ratto arrotolatore. Mamma mia, che nome complicato. Perché li ho già visti scontrarsi diverse volte. E cavolo, questo ratto arrotolatore è fortissimo. Cioè, io non vedo l'ora di potermelo addomesticare, perché è veramente una furia. Ok, allora, mi è sembrato di aver visto di nuovo il Raptor 25 da queste parti. Però ora non lo trovo più. Non so dove Cribbio sia finito. Cavolo, l'ho visto girare qui. Dove caspiterina è andato? Cioè, è passato un secondo fa, ma dannazione. Ma davvero non lo trovo più? Ma era qui. Cioè, giuro, l'ho visto un secondo fa. Dove cacchio è andato? Ma, eccolo, eccolo. È vicino, vicino, vicino. Aspetta, 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 aspetta. No, mi ha visto. Ho sentito che mi sta seguendo. Ok, bloccato, bloccato, perfetto. Gina, veloce, veloce, freccia. Veloce, più veloce, Gina, più veloce, Gina. Grazie, Gina, ok. Ma sarei il caso di tirargli già un'altra bolla, no? No, no, ci va giù, aspetta, aspetta, che ho caricato il colpo, aspetta, e me lo ripiglio, ok. Ok, perfetto, perfetto, l'abbiamo addormentato, vai, vai, funghetti narcotizzanti, vai, e carnina, sì, l'abbiamo addormentato, meno male. Ok, allora, noi adesso passeremo il tempo a raccogliere funghetti narcotizzanti, no, grazie, non con l'arco, ok. Funghetti narcotizzanti e bacche narcotiche, cioè le narcoberry. Così lo riusciamo a tenere addormentato, sperando che nessuno ci attacchi. Io sono terrorizzata all'idea che ci attacchino mentre ci stiamo addomesticando il raptor. Io il raptor lo vorrei tanto tanto tanto. E io, okidoki, siamo al 90%. Per ora non è successo niente di brutto. Però diciamolo a passavoce.
Non vorrei che ci sentisse qualche devastatore, dannazione. L'ho visto qualcosa muoversi. No, no, ok. Oddio, c'è l'allucinazione. Oppure no, sono terrorizzata. Ah, no, 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 ok. Era un paracera qualcosa, ok. Ok, va bene, qui tutti tranquilli. Ottimo, perfetto. Ok, ce l'abbiamo, aiuto. Ok, yeah, abbiamo addomesticato il raptor. Sì, il nome dopo, adesso non so che nome darle o dargli, non mi ricordo cosa sei. Ah, maschietto, che nome dargli allora? Ciao, guarda che belline tutte le striature strane dell'aberrazione. Ok, ora dobbiamo solo cercare di portarlo a casetta senza che nessuno dei due ci muoia possibilmente. 2 secondi, siamo partiti da 2 secondi e io mi sono già persa il raptor. Penso sia caduto giù di sotto mentre saltavamo da una parte all'altra. Però non lo vedo, non lo trovo e ci si mette pure il terremoto. Ma è possibile? Ma siamo partiti veramente da 2 secondi, 2. Aspetta che forse l'ho visto, eccolo là. Come cavolo hai fatto a finire là sotto? Dimmi come hai fatto a finire là sotto. Cioè, non, vabbè, sono andato in giro per i fatti suoi, mi sa. Lillo, mi puoi seguire, per favore? Lillo, mi sei... Oh, grazie, alleluia. Dai, che già è pericoloso qua. Se ti metti a gironzolare per i fatti tuoi è finita, cavolicchio. Allora, vediamo un po' com'è la situazione. Ah, oh, là ci sono i devastatori. Ma non c'erano prima. Prima siamo passati e non c'erano. Ma porca miseria. Stai un attimo qua che cerco una strada alternativa. Dannation. Ok, perfetto. Stanno correndo da un ratto arrotolatore. Sono distratti. Andiamo, Lillo, andiamo. Veloce. Approfittiamo del momento. Vai, Gina, più veloce della luce. Raptor, mi stai seguendo? Non lo so, io non mi giro. Non importa, do per scontato che mi stia seguendo, lo spero. Andiamo, veloce. Non mi interessa che hai sete, non me ne frega una mazza. Corri. Ok, teoricamente il pericolo per ora sembra scampato. Se non arriva qualcos'altro, e casetta nostra è là dietro, proprio là dietro. Dai che ci siamo quasi. C'è anche l'acqua. È mancata in pieno, ovviamente. Dai che c'è l'acquetta, ok. Sì, vedo la scritta di Guldo, ok, ci siamo. Sì, siamo anche stanchissimi. Vabbè, prima o poi arriveremo a casa. Finalmente siamo arrivati a casetta e dov'è la pelle qua, ok? E ci craftiamo subito la sella per il raptor. Oh sì che bello, la gioia. Ma guardate quanto sono bellini tutti con il cappellino da festa, a parte il nostro Guldo, perché ovviamente lui purtroppo ancora non possiamo metterlo. E vabbè. Adesso che finalmente abbiamo il raptor, dal prossimo episodio riusciremo ad esplorarci un pochino meglio questa mappa super terrorizzante, super terrorifica, super spaventosa. Va bene ragazzuoli, allora io vi mando un enorme abbraccio, un grandissimo bacione e noi ci rivediamo al prossimo episodio. Ciao ciao.